Vai Espi, buttati. Ma stai scherzando? Io non lavavo mica mi butto. Ci abbiamo messo un sacco a arrivare fino buttati, a qui. Buttati Espi. Non colpirmi. Vai. Ah, no, brucia. Anzi no, non sto morendo. Cosa diavolo sta succedendo qui? Dai Luca, sbrigati. Dobbiamo preparare il mondo per la prossima avventura. Spacca tutti gli alberi che trovi. Ma che preparare, Espi, con calma. Ma come con calma? Dai, se no non finiamo più. Ma cosa stai lì a picchiare gli alberi? Guarda, questa è la nuova modalità, Espi, è stra semplice. Basta che tipo di modalità? Guarda. Cosa? Che li guardi. Ma, cosa? Hop. Cosa stai facendo? Ma sei impazzito? Ma non funziona mica così. Non è che si spaccano guardando gli alberi. Guarda, non funziona. Oddio, funziona. Luca, cosa hai fatto? Hai visto? Cos'è questa hai cosa? Hai visto? È la nuova modalità super semplice, Espi. È ancora più semplice della modalità semplice. Ancora più semplice della semplice? Ma stai scherzando? Ah, ma deve essere una delle tue magie con i command block. Sì, ma sei troppo pigro, Luca. È qualcosa di incredibile. Ma dai, ma nemmeno c'è gusto ma così. Ma non è pigrizia. È fare le cose in fretta meglio. Guarda, ad esempio, fare una crafting table. Tu come la faresti la crafting table? Aspetta, un attimo. Allora, praticamente, prendo il legno, faccio quattro blocchi, li metto così e faccio la crafting table. Eccola qui. Sei lento. Prendi come sono lento? È velocissimo. Fai quattro blocchi. Fai quattro blocchi di assi di legno. Fatto. Mettiteli in mano. Oddio. Boom. Come? No, vabbè, aspetta, fammi fare un'altra prova. Ma stai scherzando? E fai che magari ti dimentichi il crafting, ti dimentichi come ma si come fa. Ma come ci si fa a dimenticare il crafting table? Va bene. Io non ho parole. Ma come fai a essere così? Guarda, facciamo una bella cosa. Tu fai le tue cose, io faccio le mie. Faccio la maniera tradizionale di Minecraft. Ma questi nuovi metodi strani. Non importa, li so fare lo stesso. Non mi servono le tue strane modalità. Mamma mia, sembri una persona con poteri psichici e paranormali che spacchi gli alberi col pensiero. Dai, non farmi perdere tempo, che devo mettermi subito alla ricerca di un po' di carbone per riuscire a creare i primi carbone? Utensili. Sì, per il ferro. Devo andare in miniera a prendere carbone, ferro e tutto quanto. Ma dove vivi, Espi? Vieni qua. Vieni qua. Dove sei? Sono qui, devo prendere un po' di pietra, devo prendere un po' di carbone. Fammi fare, dannazione, tu e i tuoi strani metodi. Una bella crafting table tradizionale. Facciamo il nostro bel piccone di legno. Ma che cosa per stai ottenere facendo? La pietra. Sto iniziando a picconare, sto iniziando a fare la mia prima miniera. Perché sospiri? Va bene. Cos'è che sto sbagliando? Tu prendi e poi ti faccio vedere. Cosa stai cercando, scusa, ripetimi? Il carbone, per cucinare tipo... cibo, anni anche se non vedo animali. Perché? Se io... Oh, guarda, dammi un po' di cobblestone. Guarda, qua. 8 pezzi di cobblestone. Ah, perfetto. Io ne ho altri 2. Facciamo così. Cosa facciamo? Una bella fornace, no? Sì. E secondo te tu devi andarci a prendere il carbone certo, per la fornace? Certo, se no cosa ci metti nella fornace? Tu metti la giù e guarda. Mi serve per cucinare il carbone, altrimenti cosa ci metto dentro? Ma quando sei rimasto, guarda che c'è già il carbone, c'è fatto tutto lei. Ma come c'è già il carbone? Ma gliel'hai messo tu mentre... Ma dove l'ho preso secondo te? Ma non lo so. Sono nuove fornaci, sì, la modalità super semplice. Fai la fornace, la metti giù, c'è già dentro il carbone, tutto fatto. Ah, già dentro il carbone? Tu mi stai prendendo in giro. Vabbè, è comodissimo, Manta. Però mi sembra di imbrogliare ma quasi. Ma non è finita qui. Sono un sacco di altre cose che ci rendono la vita più semplice. Credi che mi studi con Mandrocca a caso? Io non mi fido di quello che dici, basta. Secondo me, sai cosa? Queste tue invenzioni prima o poi esploderanno, ok? Ci rovineranno questo bel nuovo mondo che stiamo creando. Ma sempre a voler fare le cose strane. Fammi fare un maledettissimo piccone di pietra così vado avanti. Che con quello di legno veramente mi sono stancato di far... Ah! Che sta succedendo? Cosa diavolo sta... Luca, è opera tua questo? È il nuovo piccone di pietra. Ma cosa? Che piccone di pietra è modificato? Cosa sta facendo? Col piccone di pietra. Perché spaccare la pietra quando puoi trovare subito i minerali che ti interessano? Guarda. Ma tanto il carbone ce l'abbiamo, hai già detto. Ma è incredibile con questo piccone. Scava automaticamente. Sì, ma non vedo niente. Almeno c'hai le torce automatiche o te le sei dimenticate? Porca miseria, non vedo nulla. Vabbè, ho rubato un po' di carbone. Tieni, ciù. Vabbè, io non ho parole. Così basta, è più semplice trovare i minerali. Non voglio toccare questo piccone. Piuttosto, già che ci sei, visto che ormai devo stare alle tue regole, trovami un pochino di ferro. Altrimenti, alla prima notte, i creeper ci seccano. Ecco il ferro, ma sei ciecato. Guarda, dov'è? È qui sotto. Buongiorno, aspetta che lo libro. Ok, tutto qua? Cosa sei? Oh, non ci credo, l'hai isolato completamente dal resto. È fantastico. Dai, spacchiamolo.
Attento, attento, che stai distruggendo tutto. Ma vedi che sei un criminale. Stai griffando il mondo più che costruirlo. Ok. Abbiamo perfetto. Già la caverna dove far la casa. Ah, sì, perfetto. Anche se sembra una discarica in pratica. Mettiamo vabbè, un po' comunque... di ferro. Oh, un bel po' di ferro. Prepariamoci la notte, Luca. Sarà veramente tosta. Anzi, che dico, sarà veramente tosta. Sicuramente tu avrai, non lo so, reso zoppi i creeper. Per cui strisciano e nemmeno ci riescono a prendere. No, molto meglio. Cosa vuol dire molto meglio? Toh, tieni questo. Che cos'è? Vedi quel carino maialino là? Tu avvicinati a carezzalo. Cosa? No, perché? Non usare la spada, non lo picchieresti no, mai il maialino. No, non lo te, uso. Vero? Tu avvicinati. Oddio, è morto senza che gli facessi nulla. Luca, cosa mi significa questa cosa? Fai che magari non hai più voglia di picchiare con la spada. Ma te non devo fare altro che cliccare, Luca. Ma quanto pigro sei? Quanto pigro sei ad inventarti queste cose? Basta che ci passi vicino normale. Adesso. Ma è guarda questa mucca! Questa mucca si sta per uccidere da quanto pigro sei. Cioè, è indecisa se buttarsi o rimanere lì per sempre. Ogni animale droppa il 2 volte le cose che dropperebbe di solito. Così abbiamo il triplo, il quadruplo della carne. È vero, ho appena guardato nella barra degli strumenti. Ho tipo 10 polli e 10 cotolette. Piano piano mi stai convertendo. Piano piano mi stai convincendo che questa è una modalità molto bella, molto comoda da utilizzare. Ma no, voglio ancora resistere al lato oscuro. Non può essere la modalità giusta per giocare a Minecraft. È troppo esagerata. Espi, che c'è? 2 scheletri. Vai, picchiali, funziona anche su di loro. Anche su di loro. Ah, vabbè. Questo ha preso fuoco ed è morto. Vedi? Così istantaneamente. Semplicissimo, così. Sì, ma io sto per morire lo stesso, Luca. Mi sa che non hai sistemato la fame e la salute con questa modalità super facile. Rischio comunque di morire. Se no sarebbe troppo semplice. Guarda, pure la fame e la salute adesso. Ti stai un po' viziando, Espi, non mi piace. Espi, quindi come sai bene, non possiamo mangiare solo carne cruda. Ma che schifo. Perché? Va bene, cruda. Ma almeno cucinarla. Comunque, non possiamo mangiare solo quelle cose lì, insomma, dobbiamo fare un po' i vegetariani, un po'. Come? Un po' i vegetariani? Come contorni, basta! Quando c'è l'inverno, quindi ci serve un bel campo, no? Facciamo il campicello. Sì, ma non abbiamo ancora dei semi. Sì, ma scusa, bisogna avere un... Prendi dei semi. Ok, 2 semi, 3 semi, 4. Ne ho un po'. Ne ho anch'io un sacco adesso. Eccomi! Wow! Ah, alla buona ora. Salve, non mi aspettavi da qui, sono planato dall'alto. Quindi... Ok? Allora, un po' di semi ovunque. Vabbè, io ne ho 7 però, ok? Oh, okay. E adesso aspettiamo. Siamo qua. Come aspettiamo? No, aspetta. Io mi aspettavo un altro dei tuoi trucchi, perché non è possibile. Ma sì, in effetti c'è un trucco, ti stavo prendendo in giro. Se prendo in mano la mia zappa, guarda un po'. Oh! Vabbè, dai, cos'è? Poi lo fermo? E poi lo fermo? E poi... Ma come fa a essere così veloce? È maturo adesso? Aspetta. È veramente maturo questo... vabbè, ma è straordinaria questa cosa. Beh, su questo ti posso dare anche ragione. In effetti aspettare il raccolto è abbastanza noioso. Quindi forse questa potrebbe essere una delle cose... più belle che abbia mai visto. Sì, per ora basta, dai. Hai anche esagerato, ok? Anche a me piace questa cosa, però smettila. Sì, ma dai, non c'è più gusto a questo punto. Abbiamo praticamente ottenuto carbone istantaneamente. Abbiamo fatto tutto nel giro di pochi minuti. Non si può continuare a giocare a Minecraft così. Facciamo una bella cosa. Mostrami tutti i tuoi ultimi trucchi rimanenti. E poi facciamo finalmente un mondo come si deve. Oh, Espi, finalmente abbiamo trovato un villaggio. Devo proprio farti vedere. Speriamo di che cosa? La costruzione giusta. Perché è un villaggio anche particolare. Tipo mezzo acquatico. Molto strano. Ecco. Che nella cosa? Casa qua, quella della libreria. Ci dovrebbe essere. Sono quasi perfetto. Cosa c'è? Il tavolo degli incantamenti. Come? Qui? Davvero? Ma non l'ho mai visto nelle è case gratuito. Dei villager. Ma è appunto, gratuito. L'ho aggiunto io. È gratis. C'è la libreria, c'è il tavolo. Chiaramente no. Ma la cosa migliore è hai la spada, no? La vuoi enchantare. Però avrai poco e niente però, di esperienza. Sì, ho 0 di esperienza perché abbiamo appena cominciato, Luca. Sai com'è? Tanto ti serve un lapis. Ok, va bene. E ora? Cioè, non ho esperienza, Luca. Come? Ah, è un altro dei tuoi trucchi, vero? Ti basta saltarci sopra. Saltarci sopra? E cosa 100? Sono arrivato a livello 100 istantaneamente. È comodo, eh? Hop. Ma cosa? Aspetta, fammi adesso provare. Adesso puoi cantare. Quindi se metto la spada e lapislazzuli posso dare sharpness.
No, vabbè, dai, assurda come cosa. Poi con qualche libreria extra potrei ottenere la spada più potente di sempre. È qualcosa... No, vabbè, dai. Con questa è veramente esagerato. Male, se prima avevi esagerato, con questa hai esagerato ancora più dell'esagerazione di prima. Non hai ancora visto niente. Cosa vuol dire? Lasciami un attimo. Va bene, tranquillo. Ma io non pensavo che avessi bisogno di craftare, signor... Tutto mi piove in testa. Visto che ho tutto già pronto e non mi serve craftare nulla. Cos'è? Un cartello in mano? Via. Cosa l'hai shottato? Come hai fatto a shottarlo con un colpo? Ok, non facciamoci domande. Luca, il prossimo mondo che facciamo deve essere pulito, non può essere così. Ma sì, non preoccupa. Hai presente i portali del Nether, Espy? Devi fare devi trovare i diamanti, devi andare a farti i piccoli diamanti. Tu invece li ordini su Amazon e ti arrivano direttamente a casa, belli impacchettati. Circa nemmeno. Tu metti giù un cartello. Vuoi provare te? Vai, prova te. E compare un portale. Ok, e scrivi Nether. Devi scrivere. Non so scrivere bene, aspetta. Nether portal. Portal, così? E cosa fa di... Tadà! Porca miseria! L'ha creato qui davanti ai miei occhi. Soltanto scrivendoci Nether portal davanti. Ma funziona veramente oppure è finto? Certo, vai, vieni, che devo farti vedere una cosa di là. Dove siamo finiti? Oh, hai qualcos'altro da mostrarmi anche qui, addirittura. Anche nel Nether hai messo le tue manacce per bellissima. Truccarlo. Ma vediamo se ce n'è un po' qua in... Cosa stai cercando, Luca? Sì, stai perfetto, vieni. Che c'è? Ah, a fuoco, maledetto. Piano. Piano, sì, infatti c'è della lava sotto, bisogna fare un bel po' di attenzione. Piano, scalino dopo scalino. Ok, ho preso un po' di danno. Vai, SP, buttati. No, ma stai scherzando, mica mi butto nella lava. Buttati, SP. Non mi butto! Ah! Che cosa? Non sto morendo? La lava! Sto morendo! Ti dà anche la levitazione per uscire. Mi sta curando. La lava non è più un problema. E mi spingi, va bellissimo. È come fare un bagno caldo. No, aspetta, manchi magma block? Oppure sono i cattivi? No, quelli no. Quelli no. Lava, quanto ti amo. Devo dire che in effetti questa cosa è l'unica cosa che apprezzo veramente di tutte le creazioni che mi hai mostrato quest'oggi. Perché la lava non la sopporto. La lava che cura è fantastica. E dopo quest'ennesimo trucco, quest'ennesima pigrizia da parte tua, che dici se torniamo nel mondo normale, finalmente chiudiamo questa assurda avventura in questa versione di Minecraft veramente, veramente da persone pigre quanto te. Beh sì, in effetti hai ragione, Espy, potremmo tornare alla nostra vita. Fammi solo provare una cosettina col portale, eh. Che cosa? Perché vuoi spaccare il portale? Cosettina. No, Luca, guarda che se lo spacchi non riusciamo più a tornare indietro. Luca? No, Luca, no, i cartelli funzionano per... No, no. Adesso, visto che ti è piaciuta così tanto la vita semplice, voglio vederti a sopravvivere nel Nether. Ti odio e non scappare. Cosa stai facendo? Almeno rimaniamo insieme. Spero che questi cartelli funzionano. I cartelli funzionano, vero? Sì, certo, tu speraci. Non funzionano. Creano un muro di ossidiana al posto che un vero e proprio portale. Siamo condannati a rimanere qui per sempre, tu e i tuoi maledetti trucchi. Quindi, gente, questo era Minecraft con la modalità super semplice in compagnia di Luca. Non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti se volete un altro video come questo. Trovate in descrizione il link per inserire la modalità super facile anche nei vostri mondi vanilla. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.